Buongiorno a tutti, sono Salvatore Filiberti della Direzione Centrale per le Statistiche Economiche del Dipartimento per la Produzione Statistica dell'Istat. Benvenuti e grazie per aver scelto di partecipare, all'evento di oggi. Si tratta di un incontro tecnico che vede da un lato l'Istat come organizzatore della rilevazione multiscopo qualitativa sulle imprese, rilevazione che si inserisce nell'ambito dei censimenti permanenti delle unità economiche, e dall'altro i referenti rappresentanti delle imprese che con la loro partecipazione attiva alimentano il progetto grazie alle importanti informazioni che forniscono attraverso la compilazione del questionario di rilevazione. L'evento odierno costituisce un'opportunità per chi compila il questionario multiscopo della rilevazione, in quanto è possibile in questa sede avere alcuni chiarimenti. In particolare, il workshop è finalizzato a illustrare le principali funzionalità del portale Statistica Imprese, a fornire alcune informazioni essenziali relative al questionario della rilevazione, ad approfondire i percorsi di navigazione e i contenuti del questionario online e a mostrare le azioni intraprese per fornire supporto e assistenza alle imprese. La rilevazione multiscopo qualitativa sulle imprese costituisce uno dei tasselli fondamentali che consente di tracciare a cadenza regolare il quadro della struttura e dei comportamenti delle imprese italiane con riferimento a diverse dimensioni e temi di interesse. La rilevazione ha come obiettivo quello di raccogliere in maniera tempestiva e accurata le informazioni qualitative non disponibili da altre fonti e quindi contribuire alla costruzione di un sistema integrato, completo e aggiornato di statistiche sulle imprese. Operazione che può essere condotta grazie anche alla disponibilità di dati di carattere economico-quantitativo provenienti da altre rilevazioni statistiche condotte dall'Istat e da fonti amministrative. Questa strategia di acquisizione, integrazione, elaborazione e diffusione delle informazioni è coerente con la necessità di monitorare costantemente le caratteristiche e l'evoluzione del sistema delle imprese in una realtà sempre più influenzata dalle nuove e impreviste sfide che quotidianamente si presentano agli occhi degli imprenditori, dei lavoratori e del sistema produttivo nel suo complesso. Con la rilevazione multiscopo qualitativa, l'Istat infatti offre alle imprese un servizio, mette a loro disposizione uno strumento efficace e di qualità che consente di intercettare e descrivere criticità, necessità, punti di forza e di debolezza del mondo delle imprese. Le informazioni acquisite sono poi restituite e divulgate attraverso i risultati disponibili tramite i canali istituzionali dell'Istat, secondo un dettaglio settoriale, dimensionale e territoriale. Queste informazioni sono di grande importanza anche in ottica di formulazione di ipotesi su scenari futuri e prospettive per il sistema economico. La valenza di questa attività svolta dall'Istat è stata ed è dimostrata anche dai riscontri oggettivi provenienti da istituzioni accademiche, enti territoriali, ministeri, associazioni di categoria che manifestano grande interesse per i dati e per i risultati prodotti. Con riferimento concreto allo stato dei lavori della rilevazione, si ricorda che la fase di raccolta dati, quella che coinvolge direttamente le imprese, ha avuto inizio il 28 novembre 2022. Adesso si è alle battute conclusive. La raccolta dati per la rilevazione infatti si chiuderà il giorno venerdì 31 marzo. Pertanto, alle imprese che non hanno ancora avuto modo di compilare il questionario, si chiede di accedere al sistema del portale delle imprese, compilare e inviare il questionario. Alle imprese che finora hanno compilato parzialmente i quesiti, si chiede di sostenere un ultimo sforzo di collaborazione per completare e inviare il questionario. Mentre alle unità economiche che hanno già compilato e inviato il modello online va il nostro sincero ringraziamento per il tempo dedicato e per il contributo fornito per la buona riuscita dell'intero progetto. La struttura dell'incontro tecnico di oggi vede quattro presentazioni. La prima è a cura della collega Maria Edvige Nazionari della Direzione Centrale per la Raccolta Dati, che
che illustrerà il sistema di acquisizione dei dati, il portale delle imprese, e le principali modalità per interfacciarsi col sistema stesso. Dei contenuti tematici del questionario di rilevazione e delle novità presenti in questa nuova edizione parlerà la collega Daniela De Francesco, della Direzione Centrale per le Statistiche Economiche. La terza presentazione sarà della collega Chiara Orsini, sempre della Direzione per le Statistiche Economiche, che mostrerà i principali strumenti della rilevazione. Seguirà la collega Giampaola Bellini, della Direzione Centrale per la Raccolta Dati, che fornirà informazioni con riferimento al sistema di supporto alle imprese e all'assistenza per l'acquisizione dei dati. Infine è previsto uno spazio dedicato a eventuali richieste di chiarimento da parte dei partecipanti. Mi auguro che la giornata di oggi possa essere utile ai rispondenti e contribuire ulteriormente al coinvolgimento attivo delle imprese contattate. Saluto e auguro buon lavoro a tutti, ringrazio anche la regia dell'evento. Lascio la parola adesso a Maria Edvige Nazionali della Direzione Centrale per la Raccolta Dati. Grazie, ringrazio intanto il collega Salvatore Filiberto. Condivido la mia presentazione. Oggi vi parlerò del portale Istat Statistica Imprese, un sistema unico di interfaccia con le imprese attraverso il quale diciamo, le imprese chiamate a partecipare ad una o più rilevazioni economiche condotte dall'Istat possono accedere al portale e assolvere gli adempimenti statistici. In particolare esso offre un sistema unico di servizi statistici. Vediamo in particolare che cosa consente. Permette di accedere in modo veloce e semplice attraverso quindi un unico sistema a tutti i questionari delle indagini in cui è coinvolta l'impresa e alla relativa documentazione. Permette all'impresa anche di comunicare eventuali variazioni nei dati anagrafici e nello stato di attività. Permette di delegare alla compilazione del questionario personale appartenente a uffici interni all'azienda o a consulenti esterni. E di contro l'Istat si impegna, e questo è un progetto diciamo in via di sviluppo, a ricevere, l'impresa diciamo riceverà dati e indicatori statistici relativi all'area di attività economica in cui opera. Saranno resi disponibili tavole e grafici in cui è possibile diciamo conoscere l'andamento di alcuni indicatori statistici, per esempio le esportazioni di beni relativi al settore di appartenenza dell'impresa. Il portale è raggiungibile dalle imprese all'indirizzo seguente, che trovate scritto qua, https://imprese.istat.it. Allora, quella che vedete è la home page del portale. Il portale è disponibile anche nella lingua tedesca. Per accedere alla versione in tedesco occorre cliccare in alto sopra DE in questa zona che vedete in alto a destra della home page. Per il censimento permanente delle imprese, prima di fare il login, è possibile per l'impresa accedere e consultare tutta la documentazione e le domande frequenti, vale a dire le FAQ relative all'indagine. Vediamo in particolare, cliccando in quel riquadro, che cosa scusate perché non ho attivato la modalità, mi sono accorta che non ho attivato la modalità presentazione. Oh, ecco, ci siamo, scusate un attimo. Allora, riprendiamo da qua. Quindi, dicevo, cliccando su documenti e domande frequenti è possibile visualizzare tutte le FAQ e la documentazione relativa all'indagine. In particolare,
Cliccando su Documentazione e materiali di supporto è possibile visualizzare, scaricare e stampare alcuni documenti, tra cui la lettera informativa d'indagine inviata dall'Istat a firma del Presidente nelle versioni italiano, tedesco, inglese e sloveno. È possibile visualizzare il facsimile del questionario nelle due versioni short e long. Per ognuna di esse è disponibile la versione in italiano e in tedesco. È possibile visualizzare il questionario con all'interno le istruzioni per la compilazione, così come è disponibile la guida tecnica alla compilazione del questionario online. La stessa documentazione è reperibile andando a linkare, quindi cliccare sul link che vedete scritto, che riporta alla pagina del sito Istat dedicata al censimento imprese. Ecco, per quanto riguarda le FAQ, vedete qui sotto, cliccando su tutte le FAQ, anch'esse sono disponibili nella versione in inglese, è possibile accedere al set di ben 70, circa 70 domande e risposte standard dedicate all'indagine. L'accesso, diciamo, più rapido, diciamo, per individuare qual è la FAQ adatta a risolvere la problematica che ha l'impresa? Sono senz'altro le FAQ dinamiche. Poniamo per esempio che l'impresa abbia un problema di accesso al portale, quali per esempio le credenziali iniziali non sono funzionanti. Come si comporterà in questo caso? Andrà a cliccare sopra l'area accesso, della macro area accesso e navigazione al portale e troverà un elenco di possibili domande, tra cui selezionerà quella più adatta più vicina alla sua problematica. Selezionando questa, vedrà, si aprirà una nuova pagina con la domanda e la relativa risposta alla sua problematica. Queste sono dinamiche e disponibili sia in italiano che in tedesco e la cosa importante è che vengono aggiornate in tempo reale. Ecco, questa è la pagina di login. La pagina di login, qui abbiamo il riquadro che permette, inserendo le credenziali, vale a dire username e password, di entrare, cliccando sul pulsante Entra, e entrare nel portale Statistica Imprese dell'Istat. Una puntualizzazione. Quali sono le credenziali con cui l'impresa può accedere? L'impresa di nuovo accesso al portale avrà ricevuto dall'Istat una comunicazione contenente le credenziali inviata via PEC e questa contiene appunto l'utenza, quindi le credenziali iniziali di accesso al portale. L'utente sarà l'amministratore del portale e la username che dovrà inserire nel riquadro login è composta, come leggerà anche nella lettera inviata dall'Istat, da un codice impresa ASIA a 9 cifre preceduta dalla P maiuscola. Quindi se il codice impresa è per esempio 35965, la username sarà P seguita da tanti zeri fino a comporre un codice numerico contenente il codice ASIA di 9 cifre. Invece, qualora l'amministratore abbia delegato una persona alla compilazione del questionario, quindi abbiamo la figura dell'utente delegato, questi accederà al portale utilizzando come username l'indirizzo email con cui l'amministratore lo ha registrato. Ecco, la prima, diciamo, cosa che si, la prima, diciamo, adempimento che deve fare l'impresa. Subito dopo aver inserito le credenziali iniziali, chi accede per la prima volta dovrà modificare la password iniziale. E ci sono, diciamo, delle istruzioni. Questa deve avere almeno 10 caratteri, di cui almeno uno numerico, uno alfanumerico, una lettera maiuscola e una minuscola. E per i caratteri speciali è preferibile limitarsi al punto esclamativo e al punto interrogativo. Inserirà i suoi dati personali, quindi nome, cognome, indirizzo email. Mi raccomando, l'indirizzo deve essere l'indirizzo email e non
non deve essere un indirizzo PEC, quindi tutti i campi segnati, contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori, quindi vanno compilati, e quindi cliccherà sul pulsante aggiorna, così saranno aggiornati i dati dell'amministratore. Poi l'utente è anche importante che qualora dimenticasse la sua password può ritornare alla pagina di login senza chiaramente inserire le credenziali perché ha dimenticato la password, andrà a cliccare, torno un attimo indietro, vi faccio vedere, andrà a cliccare su questa, su qui, hai dimenticato la password. E in questo modo sarà diciamo possibile in autonomia generare una nuova password che sarà comunque comunicata sempre all'indirizzo email di registrazione. Andiamo avanti. Ecco la prima pagina, la pagina di benvenuto del portale statistico delle imprese, in cui dopo una sintetica descrizione di cos'è il portale, quindi un sistema di servizi statistici dedicato alle imprese, agli operatori economici, abbiamo detto, coinvolti nelle rilevazioni condotte dall'Istat, si vanno a definire, a presentare in sintesi con una breve descrizione le varie sezioni del portale che subito vi presenterò nel dettaglio. Cominciamo dalla sezione Il mio profilo. Allora, in questa sezione il nostro amministratore del portale, quindi colui che si dedica alle indagini, alla compilazione dei questionari Istat, andrà a visualizzare i dati che abbiamo visto aver inserito prima al cambio password potrà, e questo è fondamentale, soprattutto in caso di variazioni dei suoi dati personali, aggiornarli. Considerate che è fondamentale sia per l'Istat che per l'impresa aggiornare i dati personali dell'amministratore, quindi indirizzo email, telefono, per avere la necessaria e veloce assistenza da parte dell'Istat. Adesso vediamo la pagina, la funzione gestione delegati. Quindi qualora l'amministratore abbia necessità, l'esigenza di delegare una terza persona alla compilazione del questionario, andrà in questa sezione e andrà a cliccare su questo inserisci un nuovo delegato e subito apparirà questa scheda che vedete a destra, in cui inserirà tutti i dati personali, nome, cognome, ufficio, email, telefono e così via del delegato, poi dovrà biffare una delle opzioni, quindi dovrà scegliere se questa figura del delegato sarà un semplice compilatore del questionario o un referente. Qualora bifferà su referente, sulla casella referente, dà la possibilità a questo delegato a sua volta di creare e gestire un nuovo delegato. È importante biffare sopra la casella attivo per consentire al delegato l'accesso al portale. Nella ultima parte di questa schermata sarà possibile dare i permessi. I permessi di o sola lettura, quindi al delegato, e quindi in questo caso lui potrà solo visualizzare i dati del questionario, o il permesso di lettura e scrittura. In questo caso il delegato è in grado di modificare i dati del questionario e quindi di compilare il questionario. Andiamo alla sezione anagrafica impresa, un'altra sezione molto importante, in cui l'impresa andrà a visualizzare tutte le informazioni anagrafiche che sono quelle presenti nell'archivio statistico delle imprese attive Istat, quindi vedrà il suo codice imprese, il suo codice fiscale, ragione sociale, e non solo potrà visualizzare le sue informazioni, verificarle, ma anche inserire un'eventuale segnalazione di modifica di queste informazioni, andando sopra, vedete la freccia, segnala modifica.
A destra, questa è la pagina che apparirà per inserire le variazioni intervenute in ognuna delle una o più delle informazioni anagrafiche. Dovrà riportare mese e anno della variazione intervenuta. Potrà scrivere, c'è uno spazio di comunicazione in cui potrà scrivere qualcosa e allegare la documentazione relativa a questa segnalazione. Una volta fatto l'invio, apparirà nell'anagrafica impresa sotto la segnalazione fatta e l'utente potrà seguire lo stato della segnalazione, quindi presa in carico, vedrà quando è chiusa e se non accettata capirà e potrà leggere anche il motivo della mancata accettazione. Abbiamo infine la sezione rilevazioni. Questa sezione, diciamo, permette e riassume lo stato degli adempimenti dell'impresa. Qui in fondo compare l'elenco, qui abbiamo solo il CPUE in questo esempio, ma potremmo avere più indagini condotte dall'Istat di seguito. Quindi per ogni indagine vengono, riportate la periodicità dell'indagine, se annuale, triennale, il periodo di riferimento dei dati richiesti e alcune informazioni sulla raccolta dati, data di avvio, data di scadenza e lo stato della raccolta dati, se in corso, come nel caso del CPU, e qualora l'impresa ancora debba adempiere alla compilazione del questionario. E importante anche lo stato di invio del questionario. I possibili stati saranno inviato, non inviato oppure da non inviare. Poi c'è anche un'iconcina, vedete, a destra, in cui è possibile visualizzare tutte le informazioni sugli utenti abilitati all'accesso e alla compilazione del questionario, in cui viene segnalato il ruolo, sia amministratore delegato, il telefono e l'email. E vedete che qui c'è un banner in cui è possibile cliccare e accedere direttamente al questionario del censimento permanente delle imprese. E anche qui sono disponibili all'interno del portale le FAQ relative al censimento delle imprese. Infine, dopo aver cliccato su quel banner, si può accedere al questionario, quindi compare questa pagina, si può accedere al questionario cliccando su questi link che appaiono sopra, accedi al questionario online, oppure questa freccia qua sopra e sotto la fotografia che vedete. Io ho terminato, spero di essere stata chiara e comunque c'è uno spazio dedicato alle domande, quindi vi invito a scrivere le domande e poi daremo una risposta. Grazie per l'attenzione. E passo la parola alla collega Daniela De Francesco della Direzione Centrale per le Statistiche Economiche. Grazie mille, io condivido lo schermo per avviare la presentazione e vi ringrazio. E in questa mia presentazione vi illustrerò i contenuti del questionario, soffermandomi su alcune informazioni più tecniche di navigazione che possono essere utili a risolvere alcune problematiche emerse nel corso della rilevazione che ci sono arrivate direttamente dalle imprese. Quindi mi soffermerò anche sugli aspetti un po' più pratici. In questa prima slide ho riportato, le principali informazioni sul campo di osservazione e sul periodo di riferimento della rilevazione. Diciamo che il censimento, la rilevazione censuaria coinvolge un campione molto vasto di imprese e anche molto eterogeneo, perché all'interno del campione rientrano imprese che appartengono a molti settori economici, sia dell'industria che dei servizi. E anche a livello dimensionale il censimento imprese si rivolge a imprese anche di micro
microimprese, imprese molto piccole, quindi di 3-9 addetti. E questo, se da una parte può portare a delle difficoltà magari nella compilazione, perché non tutte le imprese possono trovare pertinenti alcune domande, o comunque fanno più fatica a rispondere perché le realtà aziendali sono tante, allo stesso tempo è molto importante che l'Istat svolga questa rilevazione, perché, come potete immaginare, offre tantissime opportunità di analisi, coinvolgendo nello stesso istante un campione così vasto di imprese. Il periodo di riferimento della rilevazione è il 2022. Ci sono quesiti che chiedono anche di fare delle previsioni per il 2023-2025. Le informazioni richieste sono principalmente qualitative. Insomma, adesso faremo un po' un excursus delle varie sezioni richieste in cui è articolato il questionario. Questa è la prima pagina del questionario web a cui accedete dopo i vari percorsi spiegati dalla collega Nazionali. Ho fatto uno zoom del banner in cui sono presentate le sezioni del questionario. Cliccando sulle singole sezioni si accede ai gruppi di domande che ci sono all'interno. Come vedete, i contenuti riguardano sia la governance dell'impresa che le politiche di gestione del personale. Una grande attenzione è data nel questionario alle relazioni produttive percorse e gestite, perseguite dall'impresa in Italia e all'estero. Quindi infatti troviamo sia la sezione 3 che la sezione 4 del questionario, con un approfondimento ulteriore sull'internazionalizzazione produttiva. Altre tematiche che vengono richieste alle imprese riguardano l'innovazione e la digitalizzazione. C'è anche una sezione sulla finanza, sulle fonti di finanziamento utilizzate, e infine il questionario si chiude con la sezione 9 sulla sostenibilità. Un consiglio molto pratico: se le imprese hanno delegato più colleghi alla compilazione del questionario, si suggerisce di iniziare a compilare le sezioni 1 e 3, perché, come vedremo, ci sono un paio di quesiti filtro che possono condizionare le domande successive. Anche se, come vedo dalle domande e dal contatto diretto con le imprese, si utilizza anche molto il questionario cartaceo, che è disponibile sul sito, il questionario PDF. Ricordiamo naturalmente che l'unico strumento per compilare il questionario del censimento è il questionario online. E quello che dicevo è appunto che la possibilità di scaricare un PDF e suddividere in qualche modo all'interno delle imprese le domande in base all'ufficio di appartenenza, insomma, viene utilizzato. Ecco, quello che è importante considerare è appunto dare priorità alle sezioni 1 e 3. Appunto, sottolineo però, ecco, appunto, che l'unico strumento da utilizzare è il questionario web, e oltretutto aiuta molto le imprese, il web, il questionario, a visualizzare le domande pertinenti in base alle risposte date. E dunque, il questionario, queste 9 sezioni chi ha risposto nel 2019 forse lo ricorderà, erano presenti anche nella precedente edizione della rilevazione. Però ci sono stati dei cambiamenti all'interno di ciascuna sezione. Perché se da una parte troviamo dei quesiti che possiamo definire storici, perché l'Istat li ha chiesti nella precedente edizione e anche derivano anche dai censimenti decennali, quindi nell'ultimo 2011, sono state introdotte anche delle innovazioni. Partiamo da vi illustrerò alcuni quesiti storici presenti nel questionario del censimento imprese. Il primo è il primo quesito del questionario, è il primo che l'impresa trova e consente di distinguere le imprese in imprese familiari e imprese non familiari in base alla risposta fornita, che, come sappiamo, è una struttura aziendale molto, molto diffusa in Italia. Parliamo di circa il 75% delle imprese con 3 più addetti, una forma presente anche tra le grandi imprese. Quindi, come vedete, questa è una delle informazioni che
Il censimento consente di offrire poi al paese e a chi è interessato, anche insomma, alle associazioni di categorie interessate a fare questo tipo di analisi. E un altro quesito storico riguarda l'intensità delle relazioni produttive che sono presenti nella sezione 3, è un gruppo di quesiti e anche questa è una forma di analisi che poi viene restituita. Un altro quesito storico riguarda le fonti di finanziamento. In questa tabella ho selezionato soltanto delle due. Chi ha già compilato il questionario probabilmente ricorda un elenco molto lungo di fonti, in questo caso il confronto è dal 2011. Passiamo ad analizzare, ad illustrare dei quesiti invece più innovativi. Diciamo che l'obiettivo che ci siamo dati, che l'Istat si è dato nel censimento, è stato quello di introdurre dei quesiti che potessero aiutare a comprendere i cambiamenti che sono avvenuti in questi ultimi anni difficili e complicati. E, tra le informazioni introdotte per questo tipo di analisi, sicuramente si è puntato molto su un'analisi delle filiere produttive. E sulla introduzione di quesiti in grado di cogliere i cambiamenti avvenuti in termini di relazioni con altre imprese, soprattutto negli scambi internazionali. E in questa slide vi ho riportato il testo utilizzato per chiedere alle imprese appunto a quale filiere si sentono di appartenere. È un quesito che è molto sperimentale, per cui diciamo alcune imprese, soprattutto appartenenti al settore dei servizi, fanno un po' di difficoltà nel rispondere. Però insomma, chiediamo ecco, di soffermarsi su questo elenco di 28 filiere per individuare quella a cui l'impresa si sente di appartenere maggiormente in termini di contributo che si dà alla filiera rispetto alle attività svolte, sia in termini di prodotti che anche di servizi offerti alle imprese che al produttore finale. Questi quesiti, il primo in particolare, è obbligatorio. Un altro appunto quesito innovativo riguarda gli scambi internazionali, gli scambi intragruppo con altre imprese estere appartenenti appunto al proprio gruppo. È un quesito che è presente nella sezione 4 che viene rivolto soltanto alle imprese che appartengono a un gruppo e che ce l'hanno segnalato nella sezione 1. In questo caso invece non è obbligatorio. Vedrete se non rispondete al quesito che apparirà questo messaggio di warning che è in arancione, lo possiamo distinguere da quelle che invece sono le domande obbligatorie che sono segnalate con un warning in rosso. Però devo dire che in base alle risposte finora pervenute, le imprese rispondono anche ai quesiti non obbligatori e questo per noi è un grande vantaggio, però in alcuni casi laddove le imprese non riescono a dare una risposta perché quel quesito è assolutamente non pertinente rispetto alla propria realtà aziendale, sentono di fare una forzatura nel rispondere, abbiamo inserito appunto questi quesiti non obbligatori per consentire comunque alle imprese di procedere nella compilazione. E un altro diciamo, argomento molto approfondito nel questionario riguardano diciamo, le relazioni internazionali. Sono confermati gli strumenti, gli investimenti standard utilizzati anche, possiamo dire, prima di questo periodo storico particolare che abbiamo vissuto. Si è cercato però di approfondire anche due aspetti importanti esclusivamente rivolti alle imprese più grandi con almeno 10 addetti. E sono questi due quesiti che ho evidenziato nel testo che riguardano la rilocazione di tutta o parte della propria produzione realizzata all'estero. Si chiede alle imprese di indicare se è un'attività che li ha riguardate e se si hanno avute delle difficoltà nell'approvvigionamento di questa fase processo produttivo, quindi tutte le difficoltà che si possono essere successe in questo ambito. E anche qui abbiamo dei filtri con la sezione 3, per questo dicevo che è importante rispondere prima alla sezione 3.
sono stati introdotti anche dei requisiti nuovi relativi allo smart working, all'intelligenza artificiale e è stata anche in parte rivista l'ultima sezione del censimento sulla sostenibilità. Come potete immaginare, sono tematiche molto attuali che come statistica ufficiale teniamo anche noi a dare il nostro contributo di analisi, e quindi chiediamo alle imprese di fare questo ulteriore sforzo di fornirci delle informazioni molto molto utili. E sulla sezione 9 mi soffermo su un quesito che ci arriva spesso dalle imprese, perché le prime due domande della sezione 9 chiedono alle imprese di indicare se hanno realizzato un elenco di circa 20 azioni sostenibili. Si risponde sì o no, e l'Istat chiede anche di indicare se c'è stato un miglioramento rispetto al passato e diversamente dal 2019 di fornire una stima della spesa sostenuta. Ora, purtroppo non prevediamo prevediamo una cifra esatta, non prevediamo cifre dopo la virgola, quindi alcune imprese giustamente sono azioni che a volte rispetto all'attività corrente possono essere più contenute in termini di spesa. Quello che diciamo è che si può scegliere sia di indicare uno 0 o un 1%, naturalmente se l'azione è comunque stata sostenuta dall'impresa può indicare anche arrotondare a 1%, insomma, tanto comunque l'analisi verrà realizzata in classi di spesa. E vado a concludere dicendo che questa è la pagina finale del censimento, del questionario web, è l'ultima pagina che le imprese troveranno una volta che hanno compilato tutte le sezioni, e vi ringraziamo veramente molto per questo, e devo dire che molte imprese lo fanno anche con grande consapevolezza della cultura statistica, del partecipare a dare il proprio contributo all'analisi del sistema economico. Nel momento in cui per procedere all'invio definitivo si potrà andare avanti quando tutte le sezioni avranno biffato, avranno questo icona verde visualizzata. In questo caso, ad esempio, vedete, manca un'icona nell'ambito della sezione 3, relazioni produttive e filiere, quindi bisognerà cliccare, da qui si può tornare direttamente alla sezione 3, come vedete anche nel banner centrale non è colorata di azzurro, quindi si torna nella sezione 3 e si conclude il questionario rispondendo anche a questa sezione, e quindi si potrà andare avanti e fare l'invio definitivo. Cosa succede? A volte può capitare che ci sono degli errori o di incoerenza. Può succedere, non è capitato spesso, però anche se tutte le sezioni sono biffate in verde, l'impresa non riesce a fare l'invio. È capitato, può succedere. Allora noi cosa chiediamo? Un'ultima grande cortesia, quella di tornare sulla sezione 1, scorrere il questionario cliccando avanti. In quel modo potrebbero emergere dei quesiti a cui non si è risposto, o comunque delle incoerenze, e così poter procedere tranquillamente all'invio. Comunque, insomma, noi siamo poi sempre molto disponibili anche attraverso il numero verde che vi verrà illustrata successivamente, e anche nella nostra casella di posta. Veramente siamo sempre molto attivi, perché insomma chiediamo molto alle imprese e ci teniamo ad essere presenti per un eventuale supporto. E quindi insomma io vi ringrazio molto per l'attenzione, ci tengo a sottolineare che il censimento vuole essere un interscambio tra l'Istat e il sistema delle imprese in termini di informazioni, e quello che è importante ricordare è che grazie al censimento è possibile fare sia analisi di struttura più tradizionali che analisi che prendano in considerazione delle variabili nuove come la governance, le performance, e questo ci consente di analizzare e di capire quello che succede all'interno magari di uno stesso settore o di una stessa classe dimensionale, e poter in questo modo sperare di poter contribuire a politiche sul territorio e anche a livello nazionale più efficaci. E mi permetto di ricordarvi appunto che la data di chiusura della rilevazione è il 31 marzo prossimo, quindi vi ringrazio molto per tutte le imprese che hanno già risposto, e per quello e alle imprese che continueranno a farlo. Grazie, e passo
La parola alla collega Chiara Orsini, che è della mia stessa direzione, della Direzione Centrale delle Statistiche Economiche. Grazie Daniela, buongiorno a tutti. Condivido lo schermo. E la mia, innanzitutto chiedo una conferma dalla regia se la mia presentazione è in modalità presentazione. Sì, Chiara. Perfetto, grazie mille. E, appunto, andiamo a esplorare gli strumenti della rilevazione. La mia vuole essere una presentazione molto operativa, che sostanzialmente dove vi mostrerò la collocazione dei prodotti creati da Istat per incrementare il patrimonio informativo sulle imprese, e nello stesso tempo vi mostrerò il posizionamento dei tools di supporto alla rilevazione. Innanzitutto siamo all'interno dell'universo della rilevazione multiscopo qualitativa sulle imprese, e siamo alla seconda edizione, che è appunto in corso e si chiuderà in 10 giorni. Quali sono gli obiettivi? Li ha già ampiamente esplorati il collega Filiberti, ma li ripetiamo: l'obiettivo del censimento è quello di dare un quadro sulla struttura e sulla competitività delle imprese, cogliere quindi quei cambiamenti del sistema produttivo e andare sostanzialmente ad analizzare nuove tematiche emergenti, che fondamentalmente sono diciamo impossibili da desumere diciamo dagli archivi amministrativi di cui l'Istat si serve, diciamo dai registri statistici, nonché dalle rilevazioni diciamo da regolamento, quelle correnti. Quindi quali sono i punti di forza del censimento? Sono quello di essere multidimensionali, di fornire delle informazioni appunto che vadano ad aggregare altre fonti statistiche, la tempestività rispetto ad altre rilevazioni, quindi sostanzialmente dare risposte e una granularità appunto negli approfondimenti attraverso anche diciamo così l'integrazione con dati di struttura, per andare a supporto di quella appunto della politica economica e per supportare la governance del paese in un periodo così delicato. Quindi una breve overview su cosa ci ha dato la prima edizione. È stata condotta nel 2019, si rivolge sempre alle imprese con almeno 3 addetti e l'anno di riferimento è 2018. E quindi tutte queste informazioni sono state integrate con i dati presenti nei registri statistici e nelle indagini economiche correnti. Vorrei dire subito che l'hub dell'Istat, da cui partono tutte le informazioni relative al censimento, è il sito Istat ufficiale, la pagina che contiene quindi sia i risultati e sia le informazioni di carattere generale della rilevazione, nonché chiaramente le modalità di tutta la documentazione relativa agli strumenti di supporto alla rilevazione. Per quanto riguarda quindi la diffusione, quindi i risultati del precedente, della edizione, della prima edizione del censimento permanente, parliamo di data warehouse dell'Istat, tavole di dati e il rapporto sulle imprese. Tutti questi strumenti ve li vado a descrivere. Il data warehouse appunto si occupa, permette agli utenti di estrarre e ricercare dati su cosa? Sostanzialmente sulle tematiche affrontate dal censimento, che sono appunto la sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e sicurezza, gli elementi endogeni all'impresa, che sono appunto le risorse, ad esempio le risorse umane, le fonti di finanziamento, gli elementi esogeni che riguardano l'interno
internazionalizzazione produttiva e sostanzialmente sono funzionali a indagare la competitività sul mercato. Importante è che appunto vediamo alla sinistra le sezioni, in qualche modo i macro temi che sono appunto i topic che è possibile esplorare, la personalizzazione delle informazioni, i metadati che non sono nient'altro che la spiegazione fondamentalmente delle variabili che sono inserite e che si stanno indagando, e poi la funzionalità di grande interesse, cioè l'esportazione in vari formati che permette all'utente di scaricare i dati. Vi ho parlato anche di tavole di dati. I tavoli di dati vengono pubblicati attraverso dei comunicati stampa e permettono degli affondi su determinate tematiche. Tutte le tavole di dati sono accompagnate chiaramente da un testo di approfondimento e di analisi, una nota metodologica. Lo strumento che in qualche modo racchiude le analisi è che è stato un prodotto di grande importanza, soprattutto perché è stato un prodotto collegiale di tutti gli analisti esperti Istat sulle imprese, è proprio un rapporto sulle imprese che in qualche modo, partendo dai dati del censimento, si è proposto di effettuare una lettura integrata sulle caratteristiche del sistema produttivo, e quindi è andato a esplorare, ricalca un po' la struttura del questionario, ma nello stesso tempo ha sicuramente approfondito determinate tematiche che sono appunto core per valorizzare appunto il patrimonio informativo e restituire i risultati dell'impianto censuario. E adesso parliamo della rilevazione in corso. L'anno di riferimento è il 2022, siamo sempre nell'ambito di imprese con almeno 3 addetti, e le imprese coinvolte nella rilevazione hanno ricevuto una lettera ufficiale dall'Istat a firma del presidente. Qui ci troviamo sempre nel sito internet, nella parte relativa alla documentazione che vi andrò a illustrare. Anche qui c'è stato uno sforzo proprio di chiarimento proprio su tutte le varie aspetti legati al censimento, quindi il piano generale di censimento, la lettera informativa, il facsimile del questionario, dei questionari con una guida alla compilazione e una guida tecnica di istruzioni di accesso al questionario elettronico, che andremo a vedere successivamente. Innanzitutto il piano generale di censimento, che cos'è? Un documento che racchiude gli aspetti generali dell'operazione censuaria, nonché la rete di rilevazione, affronta tutte le informazioni sull'obbligo di risposta e sanzione, il trattamento dei dati personali e anche la diffusione e comunicazione dei risultati, elemento di grande importanza per gli utenti e anche per l'Istat. La lettera informativa, appunto firmata dal presidente dell'Istat, che invita alla compilazione del questionario e spiega le finalità dell'operazione censuaria e riporta soprattutto anche i contatti per avere assistenza e chiarimenti. Questa è declinata in varie lingue, non solo in italiano ma anche in tedesco, e c'è una traduzione sia in inglese che in sloveno. Inoltre il facsimile del questionario. Il questionario ha una versione long e una versione short per la sola consultazione sia in lingua italiana che tedesca. Per le imprese fino a 9 addetti abbiamo, l'Istat ha predisposto una versione short più contenuta in termini di quesiti, anche per limitare il disturbo statistico. Dall'altra parte, appunto una versione più corposa per le imprese con almeno 10 addetti, quindi imprese a cui si chiedono dei quesiti di approfondimento anche in vista della dimensione di queste.
Vi sono anche altri questionari con guida alla compilazione, sempre declinate in varie lingue, quindi inglese, italiano, tedesco, sloveno e inglese. Anche queste questi questionari sono in versione short e in versione long per la sola consultazione. Che cosa viene aggiunto a questo questionario e a questi questionari, a questi modelli? Vengono inserite delle definizioni e informazioni di dettaglio. Vedete, diciamo, prendo in considerazione un quesito della sezione 9, sulla quale si chiede sostanzialmente se l'impresa ha predisposto o predisporrà un documento di rendicontazione finanziaria. Sotto vedete, diciamo, come appare nel questionario, nel modello che abbiamo predisposto, questionario con guida alla compilazione, ma visto come ricordava la collega De Francesco, la compilazione del questionario è esclusivamente online, vi ho messo sotto come appare nel questionario elettronico. Sostanzialmente c'è un'iconcina che noi chiamiamo tooltip, sulla quale appunto cliccando c'è la definizione che si trova anche sul modello predisposto con guida alla compilazione. Quindi sostanzialmente al questionario elettronico appunto sì, come ha detto la collega nazionale, appunto si accede dal portale delle imprese. Allora, come compilare il questionario? È un altro documento, una guida tecnica che contiene delle informazioni di accesso al questionario online, come procedere alla compilazione, il riepilogo e invio del questionario. Questa, diciamo, possiamo definirla come un hard copy di quello che poi viene inserito nel video tutorial, che è la soft copy, cioè sostanzialmente descrive in maniera digitale appunto le caratteristiche generali della compilazione, della rilevazione, e poi la, diciamo, suggerisce, diciamo, conferisce alcuni tip nella compilazione del questionario agli utenti, quindi in formato digitale, presente nell'home page della pagina dedicata e che rimanda alla piattaforma, diciamo, YouTube. Inoltre le FAQ, quindi le domande frequenti per supportare i rispondenti alla compilazione. Diciamo così, sono state divise per macro argomenti, proprio per facilitare gli utenti in qualche modo alla consultazione, quindi ancora le informazioni generali dell'impianto censuario, l'accesso al portale per la compilazione del questionario, le sezioni, si affrontano appunto i contenuti del questionario, quindi determinate aspetti di approfondimento sulle sezioni del questionario e poi gli aspetti normativi. Qua, diciamo, gli hub sono due, la parte sempre la pagina del sito web Istat dedicato al censimento nella sezione domande frequenti, nonché all'interno del portale delle imprese, sul pulsante che vi ho evidenziato, la struttura vi è stata già ampiamente, diciamo, descritta dalla collega Nazionali. Altri materiali disponibili. L'impianto censuario è stato accompagnato da una campagna di comunicazione che ha permesso sostanzialmente di creare tutta una serie di prodotti che permettessero sostanzialmente che raccogliessero in qualche modo le interviste, gli approfondimenti e i contenuti speciali per in qualche modo accompagnare tutto il processo censuario e la rilevazione. E quindi abbiamo, per esempio, si è dedicato, diciamo, si è creato un prodotto che è un diario del censimento imprese con, diciamo così, tutta una serie di informazioni in cui si è dato anche a voce alle imprese, quindi uno spazio approfondito dedicato ai protagonisti del censimento che sono alla mia sinistra. E
per cogliere, diciamo, le trasformazioni più importanti del sistema produttivo, gli esperti ISTAT, attraverso la rubrica la parola agli esperti, ci hanno aiutato sostanzialmente a approfondire tematiche cruciali, che sono appunto quello della sostenibilità, della specializzazione intelligente e del finanziamento. Allora, per restare aggiornati, diciamo anche dopo la chiusura della rilevazione, che vi ricordo è il 31 marzo ovviamente del 2023, c'è sempre la possibilità appunto di collegarsi alla pagina ufficiale dell'Istat, nella pagina appunto nell'home page, dove ci sono ultime notizie, diffusione, eventi, dove ci sono appunto bene continuamente aggiornate tutti gli eventi, voglio specificare, che sono registrati, quindi sostanzialmente c'è la possibilità di andare a rivederli, e anche sul portale delle imprese, dove appunto vengono aggiornate, vengono inserite delle informazioni sia sul censimento che chiaramente altre informazioni. Io vi ringrazio per l'attenzione, lascio la parola a Gianpaola Bellini che è appunto nella direzione centrale per la raccolta dati. Vi ringrazio. Gianpaola, bisogna attivare il microfono. Ecco, adesso dovreste sentirmi, scusate. E dunque, io con la mia presentazione vi illustrerò come l'Istat ha organizzato il sistema di supporto e assistenza alle unità che, coinvolte nel censimento della permanente delle imprese che ne facessero richiesta. Innanzitutto volevo evidenziare quelle che sono le fasi fondamentali della raccolta dati, che ovviamente ha inizio nel momento in cui le unità coinvolte nell'indagine ricevono la comunicazione di inclusione nell'indagine specifica, evento diciamo che si è concretizzato a partire dal 28 novembre 2022. Ancora prima però di questa data, circa 100.000 imprese che non avevano mai partecipato a indagini ISTAT hanno ricevuto le credenziali di accesso al portale delle imprese, che abbiamo visto essere il sistema per l'acquisizione dei dati di tutte le indagini ISTAT che coinvolgono le imprese. E nella fase quindi che va dall'avvio, quindi da fine novembre fino alla fine della raccolta dati, che è prevista, ricordiamo ancora, tra pochi giorni, per il 31 marzo, ovviamente sono state, si sono attivati una serie di scambi e di contatti tra unità di rilevazione e il servizio di assistenza. Per cui da una parte le unità di rilevazione ovviamente hanno posto i loro quesiti attraverso i vari canali disponibili al contact center, e da parte sua l'Istat ha messo in campo tutta una serie di azioni per ricordare alle imprese che ancora non l'avessero fatto di compilare il questionario entro la data di scadenza indicata sull'informativa attraverso vari canali. Questi contatti con le imprese non si chiudono il 31 marzo, in quanto l'indagine del censimento delle imprese è un'indagine che ha obbligo di risposta ed anche prevede la sanzione per tutte le unità non rispondenti che avessero certe caratteristiche. Per cui dopo la fine della raccolta dati verranno identificate tutte le unità sanzionabili e per le quali verrà avviata la procedura di accertamento. E altra cosa fondamentale da dire è che la tecnica di raccolta dati è una tecnica di tipo CAUI, ossia questo significa che non c'è il supporto di un intervistatore che mediante il canale telefonico oppure faccia a faccia dia supporto all'utente durante la fase di
di accesso al portale di reperimento delle informazioni richieste dal questionario. Per cui l'utente autonomo nella compilazione ovviamente ha a disposizione tutta una serie di materiali che sono stati illustrati precedentemente dai colleghi, ma può rivolgersi al servizio di contact center che è stato messo in azione insomma dall'Istat e che è svolto dalla società esterna a capo, che fornisce da una parte l'assistenza in caso di richiesta di supporto, dall'altra realizza anche i promemoria telefonici, quindi contatta le imprese, come ho detto prima, che non avessero eventualmente ancora compilato il questionario. Questa funzione, diciamo così, di assistenza si può svolgere grazie alle domande frequenti e alle risposte standard ad esse associate che sono state fornite al contact center predisposte dall'Istat e che consentono quindi di gestire agli operatori del contact center le richieste di assistenza più frequenti che riguardano sia le problematiche di accesso al portale sia quelle relative alle informazioni richieste con il questionario. Tutti i quesiti che dovessero esulare, diciamo, da questa lista fornita di domande e di risposte fornita agli operatori del contact center, e quindi i quesiti, diciamo, di tipo non ricorrente, questi poi verranno dagli operatori del contact center mediante ovviamente dei supporti di tipo tecnologico, diciamo girate a degli operatori esperti dell'Istat che si trovano alla direzione della raccolta dati per quanto riguarda tutte le istanze relative agli aspetti di tipo non tematico, quindi diciamo accesso al portale, navigazione del questionario, oppure a colleghi della direzione delle statistiche economiche, allora i quesiti si rivolgessero ai contenuti tematici del questionario. Infine, a supporto intervengono anche gli esperti degli uffici territoriali che sono competenti sia sulle questioni di carattere tematico sia su quelle di carattere non tematico. Quali sono le comunicazioni inviate dall'Istat? Come ho detto, l'indagine viene avviata mediante appunto l'invio di una comunicazione a firma del presidente che informa dell'inclusione nell'indagine. Ancora prima sono state inviate le credenziali di accesso alle unità che sono coinvolte per la prima volta nell'indagine Istat, quindi durante la fase di raccolta dati le unità non rispondenti vengono raggiunte via via da promemoria, quindi da comunicazioni inviate mediante posta elettronica certificata oppure mediante mail ordinaria, dove le mail ordinarie sono quelle le mail di registrazione degli utenti nel portale delle imprese e inoltre sono state raggiunte anche da recall telefonico. Se andare avanti, questo ovviamente viene fatto per ricordare la scadenza dell'indagine. Qui ho messo appunto una bozza della lettera informativa che ha raggiunto le imprese incluse nell'indagine, dove è possibile, sono evidenziati diciamo i due box in cui sono presenti le informazioni per poter accedere al portale statistico delle imprese, nonché il box con i contatti per ricevere informazioni e supporto. Possiamo andare alla successiva. E quindi i possibili canali di contatto sono la mail ordinaria censimentipermanenti.imprese@istat.it, nonché il numero verde gratuito telefonico che è 800-188-847, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, che è completamente gratuito. Le imprese, diciamo che normalmente ci scrivono anche mediante posta elettronica certificata, attraverso diciamo agli indirizzi da cui partono le comunicazioni Istat che abbiamo visto, per cui questi sono gli indirizzi, diciamo le caselle di posta certificata che le unità normalmente utilizzano, ma che noi sconsigliamo diciamo come canale da utilizzare, perché è preferibile appunto scrivere un'email ordinaria oppure chiamare il numero verde gratuito. Quindi diciamo che la PEC è un po' uno strumento improprio per porre dei quesiti di tipo tecnico. Per quanto riguarda la modalità con cui formulare la richiesta, diciamo che è essenziale porre diciamo il quesito in maniera chiara e fornire tutti i dettagli possibili in modo che la richiesta possa essere soddisfatta
il minor tempo possibile e che tutto il servizio quindi possa essere realizzato in maniera efficace ed efficiente. Nel caso di contatto mail è opportuno indicare nell'oggetto il codice dell'impresa oppure la partita IVA o il codice fiscale in modo da poter individuare in maniera univoca l'unità di rilevazione che sta ponendo il quesito. Nonché diciamo, è utile indicare l'acronimo che è relativo a questa indagine che è CPUE e il codice che è IST02623. Nel caso di contatto mail potrebbe essere molto utile anche lasciare un recapito telefonico in modo da rendere più veloci, diciamo, i contatti successivi nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori informazioni dall'utente. Nel caso di comunicazione, inoltre, di eventi societari o di cambiamenti di stato, è opportuno fornire tutta la documentazione giuridica a supporto laddove è disponibile, perché questo ci aiuta nel caso, ad esempio, di cancellazioni oppure in caso di presenza di procedure concorsuali di natura liquidatoria, a poter formulare la corretta, diciamo, corretto assolvimento dell'assistenza che potrebbe risolversi appunto in taluni casi con l'esonero e con l'esclusione dall'indagine, però trattandosi di casi che devono essere, come dire, documentati e oggettivamente, diciamo, riscontrati, è opportuno fornire tutta la documentazione relativa. Nel caso invece di problematiche di tipo tecnico, come quelle di accesso, se possibile è anche qui bene fornire degli screenshot in modo da che l'assistenza possa essere fornita in maniera più veloce e corretta possibile. E gli strumenti gestionali impiegati, come abbiamo visto, consistono sostanzialmente nel portale statistica imprese che consente alle unità di rilevazione coinvolte nelle indagini ISTAT, unità di tipo economico, consente di partecipare alle rilevazioni in cui sono coinvolte, praticamente il portale di accesso unico alle rilevazioni ISTAT appunto, sulle imprese. Per il censimento delle imprese, come è stato ricordato, è possibile andare a visionare, a navigare nelle FAQ che sono accessibili anche prima di effettuare il login. E come abbiamo visto, le FAQ sono, come dire, disponibili in vari formati, in varie lingue, quindi su questo, diciamo, non mi soffermo. Possiamo andare alla slide successiva. E è possibile vedere che appunto le FAQ sono navigabili e sono suddivise in tre macro categorie, cioè accesso e navigazione del portale, questionari e indagini, e la terza che è trasformazioni societarie e aspetti normativi. Nelle slide successive, diciamo, come dire, soffermerò brevemente sulla questione della gestione dei legati e poi su un'altra area di interesse che è quella degli obiettivi del censimento e del campo di osservazione. Nella gestione dei legati è possibile trovare le domande più frequenti relative a come creare la figura del delegato e come eventualmente modificare le informazioni relative al delegato. Quindi, nelle fasi, diciamo, iniziali di accesso e di registrazione nel portale, queste sono in genere dei quesiti molto frequenti che vengono posti ai nostri, diciamo, agli operatori del contact center, ma è possibile eventualmente, diciamo, evitare, come dire, il contatto telefonico o mail, e magari è possibile trovare già la risposta ai propri dubbi tra queste casistiche che sono state elencate nelle domande appunto più frequenti. Il caso successivo invece è quello relativo appunto all'area che diciamo, che voglio qui rappresentare, quello relativo all'area obiettivi, indagine e campo di osservazione, perché spesso le unità coinvolte nel censimento, trattandosi di piccole realtà economiche, non si identificano, diciamo, nel mondo delle imprese, quindi non pensano di avere le caratteristiche per partecipare a questo tipo di rilevazione. Qui quindi si trovano, diciamo, descritte in maniera abbastanza, diciamo, semplificata e diretta, le caratteristiche, dicevo, delle imprese che sono coinvolte in queste indagini, e quindi è possibile capire se l'unità, diciamo, che è stata chiamata a partecipare al censimento effettivamente abbia l'obbligo di risposta o meno. E passiamo alla successiva.
Ricordo che per questa indagine è obbligatorio rispondere, in quanto l'indagine col codice IST 02623 è inserita nel programma statistico nazionale in vigore, quindi possiamo passare alla successiva, e che è prevista la sanzione nel caso in cui l'impresa, diciamo, non assolva all'obbligo di risposta ed abbia delle particolari caratteristiche. Quindi i soggetti sanzionabili saranno individuati alla fine dell'indagine sulla base delle caratteristiche in possesso al momento dell'accertamento, sulla base dei valori indicati nell'elenco delle rilevazioni con sanzione allegato al PSN in vigore. È importante anche, diciamo, rilevare che i dati utilizzati per verificare la sussistenza di queste caratteristiche sono contenuti nei registri utilizzati dal titolare della rilevazione, disponibili quindi sempre al momento dell'accertamento. È importante che, trattandosi di una materia così delicata come quella sanzionatoria, è importante che quindi che tutti gli attori coinvolti, quindi in primis gli operatori, diciamo, del contact center, ma anche noi dell'Istat, diciamo, forniamo tutte le informazioni utili e necessarie su questi aspetti. Le imprese da parte loro però dovranno contribuire a far capire qual è la loro, diciamo, situazione, e quindi a fornire eventuale documentazione sia durante la fase di raccolta dati per verificare se sussista, diciamo, la possibilità di un esonero, sia poi nella fase successiva per risolvere eventuali contenzioni nel caso in cui sia stata avviata la procedura di accertamento. Qui ho riportato nuovamente i riferimenti normativi relativi alla sanzione, quindi sono sanzionabili tutte le rilevazioni presenti nell'elenco dei lavori statistici compresi nel programma statistico nazionale relativo al triennio 2022, aggiornamento 21-22, che è quello attualmente in vigore, e in tale elenco sono indicate non solo le rilevazioni ma anche i valori soglia delle variabili che sono state individuate come diciamo fattore elemento determinante per definire la inclusione o meno dell'unità non rispondente tra le unità sanzionabili. Vediamo nella slide successiva, questo, diciamo, avendo il compito di chiudere questo evento relativo al censimento imprese, diciamo, faccio un appello a tutte le unità che ancora non abbiano compilato il questionario, e ricordiamo che la scadenza è l'ultimo giorno utile per inviare il questionario con invio definitivo al 31 marzo, non sono previste proroghe, e diciamo caldeggiamo gli utenti ad attivarsi, diciamo, quanto prima, di non aspettare l'ultimo giorno utile per tentare l'accesso al portale delle imprese, perché questo, diciamo, può creare solo problemi sia all'utente che poi anche a tutto il sistema dell'assistenza. Considerate infatti che sono attesi diciamo ancora decine di migliaia di questionari, quindi in pochissimi giorni dovranno essere, diciamo, risolti ancora molte richieste di assistenza. Ricordo i contatti del numero verde gratuito, quindi sia il contatto telefonico che la mail. E possiamo andare alla successiva, quindi chiudo e vi ringrazio per l'attenzione, e lasciamo adesso spazio alle domande che eventualmente vorrete gentilmente porci. Grazie. Sì, visto che c'è una prima domanda in cui viene chiesto quali sono le caratteristiche principali diciamo, del campione di imprese contattate per la rilevazione, a questa posso rispondere direttamente io, anche se non è, diciamo, non riguarda i contenuti del questionario, però posso provare a fornire alcune informazioni per chi compila il questionario. La popolazione di riferimento è costituita da circa 1 milione di imprese e include appunto le unità con almeno 3 addetti.
Il campione però ovviamente è stato scelto in maniera opportuna ed è, la sua numerosità è di circa 280.000 unità. In particolare le imprese con numero di addetti tra 3 e 19 sono state, diciamo, è stato selezionato un campione da questa sottopopolazione di imprese, mentre le imprese con almeno 20 addetti, questa sottopopolazione è stata censita. In questo modo, diciamo, si raggiunge un duplice obiettivo, che è quello, diciamo, di ridurre il più possibile il carico statistico per le imprese di piccola dimensione, ma allo stesso tempo garantire una certa, diciamo, garantire un dettaglio informativo che ha le caratteristiche, appunto, di coprire le dimensioni settoriali, la dimensione delle imprese e soprattutto la dimensione territoriale. In particolare, ad esempio, nella prima edizione del censimento permanente sono state prodotte delle informazioni anche a livello provinciale. Quindi queste sono in sintesi le principali caratteristiche del campione di unità selezionato. Per ulteriori approfondimenti si può sempre fare riferimento al link che è stato precedentemente segnalato e andare a consultare eventualmente i risultati dell'edizione precedente del censimento. Grazie. C'è una domanda anche per Maria Edvige. Ho dimenticato la password di accesso al portale imprese. Come si procede in autonomia a generare una nuova password? Sì, dunque è possibile generare una nuova password, come prima vi ho mostrato, dalla home page del portale, nel riguardo login, cliccando su Hai dimenticato la password. L'unica, diciamo, dopodiché si apre una schermata che va dove vanno inseriti due campi che l'utente deve conoscere, altrimenti non riesce a procedere, che sono lo username, e ricordiamo che per l'amministratore lo username è la P maiuscola seguita da il codice ASIA a 9 cifre, quindi tanti zeri vanno prima del codice ASIA fino ad arrivare a 9 cifre. Per il delegato invece l'indirizzo email di registrazione. Dopodiché viene chiesto, oltre che lo username, l'email che è quella di registrazione, e queste credenziali verranno inviate proprio all'email che l'utente ha indicato in fase di registrazione. Quindi chiaramente abbiamo visto che non è che ci sia tanta autonomia nel gestire questa funzione, perché purtroppo l'utente alle volte non ha le informazioni necessarie per quindi il codice ASIA, insomma, perde le comunicazioni, quindi a quel punto chiede a noi o insomma al numero verde di generare una nuova password, però deve sapere che lo può farlo anche in autonomia nel modo in cui ho spiegato. Grazie molte Maria Edvige. C'è una domanda per Daniela De Francesco. La mia impresa non lavora nell'industria, ha solo 4 lavoratori e ha clienti sparsi in numerosi settori economici. Non riuscendo a trovare una filiera adatta alla mia realtà aziendale, è corretto rispondere altra filiera? Effettivamente non appartiene. Diciamo, il discorso delle filiere per le imprese, soprattutto se non si appartiene all'industria, può essere più in qualche modo più complicato. Quello che suggeriamo è di rileggere l'elenco, gentilmente, naturalmente, l'elenco delle filiere, pensando ai servizi che si possono offrire al loro interno, che l'impresa può offrire all'interno di quella filiera, anche in termini di utilizzatore finali di quel prodotto previsto nella filiera.
E se poi l'impresa effettivamente non riesce ad individuare una filiera o più filiere, perché si possono rispondere tutte le filiere, non c'è diciamo, un limite nell'individuazione delle filiere, del numero di filiere, però nel caso poi l'impresa non riesca ad effettivamente a trovare una filiera ad hoc per la propria impresa, può rispondere altra filiera. Quello che suggeriamo è appunto a pensare nel momento in cui si risponde a quella domanda ai servizi offerti che possono essere di vario tipo, dalla consulenza, quindi parliamo di studi commercialisti, oppure la distribuzione, logistica, quindi ecco, non pensare alle filiere soltanto come un concetto appartenente al settore industriale. Grazie, e c'è anche una domanda per Chiara Orsini. Come faccio a capire se devo compilare la versione short o long del questionario? Innanzitutto l'impresa accedendo al portale accede immediatamente, in quanto la compilazione, come abbiamo ripetutamente detto, è solo online attraverso l'accesso al portale, accede direttamente alla versione. Quindi le imprese con almeno 10 addetti troveranno sostanzialmente una versione più corposa con quesiti connotanti da una X iniziale, mentre sostanzialmente le imprese da diciamo fino a 9 addetti troveranno sostanzialmente la come ho detto prima, una versione più, diciamo, ridotta del questionario, e nella sezione 1 troveranno un quesito, in particolare l'S1.3, che indaga sostanzialmente le strategie, diciamo, delle imprese, diciamo, con una dimensione più contenuta. Quindi sostanzialmente l'impresa deve semplicemente accedere e troverà, diciamo, queste piccolissime differenze. Colgo l'occasione perché ho visto anche una domanda che, se per voi va bene, posso rispondere io, e che appunto chiede i risultati sotto forma di dati dei questionari. Sono interamente pubblici o rivendibili sul data warehouse, oppure alcuni sono disponibili solo previa autorizzazione e pagamento? Allora, i dati sono disponibili, come ho detto prima nella presentazione, sul data warehouse, quindi sulle banche dati dell'Istat, attraverso tavole di dati, e poi l'Istat mette anche a disposizione dei microdati, che sono collezioni di dati elementari e che quindi contengono informazioni di individui, famiglie e imprese. L'Istat rende disponibile questi dati chiaramente per finalità di studio e ricerca o per scopi statistici. Quindi sostanzialmente basta andare nella pagina dedicata proprio al file dei microdati. Ci sono sostanzialmente per tutte le in qualche modo le esigenze di carattere scientifico, sia le modalità di accesso, sia, diciamo così, le informazioni disponibili. Grazie. Grazie Chiara. C'è una domanda per Giampaola Bellini. Considerato che siamo nella fase finale della raccolta dati, qual è per l'impresa il modo più veloce ed efficace per ricevere assistenza da parte dell'Istat, sia per problemi di accesso al portale che per problemi relativi alla compilazione del questionario? Allora, grazie per questa domanda, che mi consente di, appunto, di specificare che, cioè di ribadire, insomma, il fatto che purtroppo ancora molte imprese sono impegnate nella compilazione del questionario, purtroppo nel senso che molto spesso si aspettano gli ultimi giorni per compilare i questionari delle indagini in cui si è coinvolti. Questo implica dei volumi di richieste di assistenza che sono abbastanza elevati. Pensate che attendiamo, diciamo, un numero di questionari
da qui alla fine dell'indagine, che è pari a più di 2/3 di quelli che sono pervenuti negli ultimi 3 mesi. Questo ovviamente sviluppa tutta una serie di richieste di assistenza che ovviamente gli operatori sono chiamati a, diciamo, ad assolvere e a gestire nella maniera più corretta, però è oggettivamente impossibile, diciamo, rispondere in maniera efficiente a tutti, proprio perché ci saranno dei picchi notevoli e sicuramente i sistemi, come dire, saranno un po' anch'essi, i sistemi anche tecnologici, messi in difficoltà. Per cui forse la maniera migliore per contattare l'Istat in questa fase è di scrivere una mail, perché questo, diciamo, non va incontro ai problemi della caduta eventualmente della linea telefonica, così come magari a lunghi tempi di attesa. Quindi questo rende sicuramente le richieste più immediatamente insomma, è possibile dare riscontro in maniera efficace ed efficiente a tutte le richieste che vengono poste. Quindi meglio utilizzare il canale email in questa fase. Poi vedo un altro quesito relativo a un'indagine che invece è stata appena conclusa, quindi non parliamo del censimento imprese, però diciamo che i termini poi, i contenuti della richiesta interessano tutte le indagini Istat, quindi anche il censimento imprese, in particolare la richiesta dell'utente Fabio degli Innocenti è relativa appunto a un'indagine già conclusa, che è quella sui conti economici delle imprese per l'esercizio di arti e professioni. Un'indagine che si è conclusa il 9 marzo e appunto, diciamo, l'utente lamenta il fatto che volevano completare il questionario ma non sono riusciti, diciamo, nei tempi indicati dall'informativa, così come per le altre indagini, diciamo, in particolare indagini strutturali, quindi non parliamo di indagini congiunturali, la data ultima indicata nell'informativa per l'invio dei dati è una data, come dire, non prorogabile, è una data tassativa in cui tutti i sistemi, diciamo, per l'acquisizione dei dati vengono chiusi e quindi non è più possibile né riaprire né diciamo, acquisire i dati mediante un'altra modalità, mediante l'invio. Spesso vengono inviati dei PDF compilati per posta elettronica, perché l'Istat, nel momento in cui viene chiusa la fase di raccolta dati, è impegnata già da subito, diciamo, nella elaborazione degli stessi al trattamento, per poi poter rispondere nei tempi previsti, nelle scadenze previste ad Eurostat, perché comunque le indagini condotte da Istat, nella stragrande maggioranza dei casi, sono indagini richieste, diciamo, dai regolamenti comunitari, per cui esistono dei precisi vincoli a livello diciamo, internazionale. Vedo un'altra domanda dell'utente Enzo del Signore, in cui si chiedono maggiori informazioni sul sistema sanzionatorio, tempistiche e l'elasticità sull'invio tardivo. Quindi l'invio tardivo, diciamo, non esiste, cioè l'invio deve essere effettuato durante la data, cioè entro la data indicata sull'informativa, quindi non è possibile inviare i dati dopo, dal momento in cui si chiudono i sistemi di accesso al questionario. L'Istat è impegnata nella individuazione delle unità che sono passibili di sanzione. Come dicevo prima, le indagini che prevedono sanzione sono incluse in un elenco che è allegato al programma statistico nazionale in vigore, in particolare adesso è in vigore quello relativo al triennio 2020-2022, aggiornamento 21-22, e in questo elenco sono indicate non solo le rilevazioni ma anche le soglie delle variabili che vengono utilizzate per individuare appunto le unità che sono passibili di sanzione, per le quali si avvia la procedura di accertamento. Quindi ringrazio gli utenti, diciamo, tutti quanti, per aver posto queste domande e ci hanno consentito di chiarire alcuni elementi di dettaglio.